Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ancora una volta insieme, benvenuti, questa è Made in Polesine, miei cari. Io sono Davide Stefanelli. Leandro Maggi. Buongiorno, benvenuti. Buondì. Tutto bene? Sì. Tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Allora, come sempre, ringraziamo i nostri media che ci trasmettono tutte le settimane, appunto Radio Diva, Radio Colbero Vigo e Medi Polesine Web TV. Buongiorno. Buongiorno ancora. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Medi Polesine. Come sempre, prima diamo lettura di quelli che sono i titoli, gli argomenti che andiamo ad affrontare in questa puntata, e partiamo subito. Allora, bruciati 400 milioni al giorno a Rovigo e provincia. Poi è nata Pescagri. Poi vedremo cos'è, insomma, ecco. Scuola e virus. Poi buone notizie. È così, buone notizie. Buone notizie. Non sono tanto buone, perché da come hai fatto. No, buone. Tra un titolo e l'altro. Buone, insomma, sempre, sul settore sono, lavoro sono buone. Sono buone, benissimo. Poi, sentinelle ecologiche a taglio di Po. Eccole qua. Questi sono i titoli di oggi, miei cari amici vicini e lontani. Lontani, come diceva, chi lo diceva? Non mi ricordo. Mi sembra Nunzio Filogamo. Però aspettiamo se i nostri ascoltatori dicono che ho ragione. Siamo detto una cazzata oppure no. Dai. Che può succedere? Cioè, noi siamo professionisti. Incazzate. Incazzate. Ci sentiamo tra pochissimo per iniziare Medi Polesine. E siamo così pronti ad iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora, primo titolo, eccolo qua: bruciati 400 milioni al giorno a Rovigo e provincia. Al gioco, in un anno 415 milioni. Allora, che dire? Innanzitutto, che sono più di 2.000 euro in media spesi dai polesani maggiorenni nel 2010, poi, quindi 10 anni fa. Saranno aumentati, penso di sì. Comunque la provincia si piazza quindi al terzo posto in Italia. La ludopatia è un fenomeno in costante aumento, e allora, che dire, discutiamo su questo discorso. Allora, innanzitutto, che effettivamente basta andare in qualsiasi bar nella nostra zona, vediamo tantissima gente giocare. E questo fino a ieri sembrava una cosa normale, comincia a diventare impressionante anche le persone che si rivolgono al CERT per essere assistiti, perché non riescono a venirne fuori. Il gioco implica non solo le macchinette, ma implica anche il gratta e vinci. Io resto stupito ogni volta che vado in una tabaccheria quanta gente spende i 20, 30, 50 euro nel gratta e vinci. Ce ne sono veramente parecchie, però con le macchinette, insomma, questa è una cosa molto più grave, insomma. Ma ecco, non lo so se è più grave, perché poi dopo ci aggiungiamo il discorso online, che c'è tantissima gente che gioca online e si mangia anche lì una barca di soldi, più o meno controllata. E le macchinette, come abbiamo detto, sono le più visibili. Il gioco del lotto e altre cose. Adesso poi, dopo c'è da una parte uno Stato che spende soldi contro le ludopatie, quindi paga dottori, paga CERT, paga questo, paga questa. Poi c'è l'altra parte, lo Stato stesso che ci attacca le tasse su questo, fa la pubblicità per il lotto e altri giochi. È il monopolio. È un po' come le sigarette. Sì, cioè, sì, appunto. Quindi una cosa così. È un discorso schizofrenico, che naturalmente non so se negli altri stati sarà, probabilmente anche negli altri stati, perché è una cosa importante come entrate fiscali il gioco, perché lo possono controllare. Però è una cosa molto grave che una provincia di Rovigo, che abbiamo sempre detto ormai da 265 puntate, che è una provincia povera, che ha fame di lavoro, che ha fame di soldi, che ha fame di qua, fame di là, e si mangia 2.000 euro di media a persona maggiorenne. Poi secondo me ci sono anche i minorenni che giocano, perché i ragazzini di 13-14 anni giocano, eccetera, eccetera, eccetera. Che dire? Che dire? Allora, da una parte, cioè, purtroppo se uno non riesce a farne a meno ha bisogno di essere curato,
Per me la cosa più grave è che lo Stato su questo lucri e lo stesso Stato su questo spenda poi per sistemare le cose. Ma probabilmente le entrate sono molto maggiori dell'uscita. Ma no, non lo so. Se calcoliamo le entrate nei giochi e poi magari la spesa in questo caso per curare proprio quelli cronici, quelli che non ce la fanno a smettere, probabilmente qua c'è un solco di... Ma importante, allora, insomma, ecco. Altrimenti non vedo perché io ti debba vendere una cosa che poi mi costa di più per risanarla, insomma, ecco. Beh, questo fa parte della schizofrenia del nostro stato, molto sì. Spesso succede. Ma non ci sarebbe niente, anche in questo caso. Allora, ti faccio un esempio veloce di quello che magari so, magari non vorrei dire anche castronerie, però per esempio nei giochi, nelle slot machine, lo Stato non incassa direttamente, incassa attraverso delle concessionarie. E negli anni, più o meno 8-9 anni fa, la concessionaria più grossa era l'Atlantis, che aveva il 95% della concessione per quanto riguarda gli introiti. L'Atlantis aveva la sede alle Cayman e l'Atlantis è fallita e l'Italia ha perso 94 miliardi di euro. Questo qua è stato appurato, eccetera, eccetera. Quindi è effettivamente uno stato schizofrenico. Cioè, se da una parte non riesce a gestire lui queste cose, se dall'altra parte si affida a delle aziende che poi si sono dimostrate anche con, come si dice, non brave a gestire, e poi dopo spende soldi contro le ludopatie. Meditate, gente. Ma meditate. Chi siamo noi per dire queste cose? Siamo noi, siamo sempre. Insomma, però, insomma, ma dai. Quello che mi meraviglia, faccio una chiusura, che dopo tu mi stringi le mani. Allora, perché queste cose ce ne accorgiamo noi, cittadini normali, e poi dopo arrivano alle alte sfere e non se ne accorgono? Che ci sia un po' di conflitto di interessi, che ci siano un po' di lobby che spingono e pretendono. Io dico una cosa, non ti sfugge niente, però. No, mi sfugge. Non ti sfugge niente. Chiamami Sherlock Holmes. Sei un bravo ragazzo, sei un bravo ragazzo. Vabbè. Dai, allora. Vogliamo ritornare, vogliamo avere un paese normale. Arriveremo un giorno, sicuramente sarà molto molto difficile. Vabbè, dai. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Ritornati quindi in diretta su Div FM, su Radio Colbe Rovigo, e adesso secondo titolo che andiamo ad affrontare, parliamo di questa nuova realtà. È nata Pescagri. Che allora, cos'è Pescagri? Pescagri è un'associazione promossa dalla CIA e vede il Polesine tra l'altro tra le cose più importanti, perché è un'associazione per tutelare pesca e acquacultura. Quindi ci sarà un'associazione che controllerà prezzi, la maniera per come agire, eccetera. Che dire anche qua? Ce l'ha bisogno? Non so. A questo punto. No, siccome ogni volta parliamo, e la Confesercenti. Andiamo sempre a trovare la magagna. La magagna. Allora, parli con i commercianti che hanno o Confesercenti o Confcommercio. Ma qua non conta niente, non ci tutelano. Parli con altre associazioni, ma queste qua non ci tutelano. Ne nasce un'altra. Allora, speriamo che questa sia migliore delle altre. Perché la citiamo? Perché tra l'altro la provincia di Rovigo, in particolar modo il Basso Polesine, nell'acquacultura e nella pesca fa il business più importante. Siamo tra le prime marinerie con chioggia di tutta l'Italia, quindi speriamo questo possa servire. La domanda è: serviva? Ce l'ha bisogno? È un altro carrozzone da alimentare? Chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà. Come sempre. Vabbè. Quindi questo qua, volevo solo sottolineare questo, visto che avrà come protagonista il Polesine, come ripeto, è uno dei porti, dei pescherecci più importanti con chioggia di tutta Italia. Vedremo se questa associazione avrà un qualche nostro rappresentante all'interno. Vedremo. Per me no. Vedremo. vedremo ciò. Vedremo ciò. Vabbè. Comunque è nata a Pescagri. Auguri. Auguri. Ai figli maschi a Pescagri. Solo il tempo ci darà qualche risposta. Lo scopriremo solo vivendo. Secondo me non c'era bisogno. Comunque, chi sono io? Tu sei Leandro Maggi. Allora, tra pochissimo per continuare Made in Polesine.
E siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, tutte le settimane siamo qua in onda, il giovedì la prima messa in onda, poi le varie repliche durante il fine settimana. Allora, terzo titolo, scuola e virus, anche qua è nato un caos. Allora, andiamo sul veloce. Primo, virus, giornale di martedì. L'epidemia adesso rallenta, in 48 ore solo un nuovo contagio in provincia di Rovigo, e questo è già un fatto positivo. Il problema cos'è? La scuola. Allora, c'era un post del governatore Zaia che ha scritto: abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare il tampone rapido nello screening scolastico, se ne ha parlato personalmente con il ministro, dice appunto Zaia, lo si fa a tutta la classe del positivo e si resta a scuola. La USCA va in classe senza complicare la vita ai genitori e farli mettere in coda ad un punto di accesso. La USCA sarebbe probabilmente l'organismo che dovrebbe controllare. Sì. Chiediamo poi che torni ai medici e pediatri di libera scelta la facoltà di decidere se mandare al tampone un paziente oppure no, perché solo loro sanno distinguere situazione di situazione, soprattutto se fare restare in classe gli studenti negativi. Ecco, questa qua è una cosa abbastanza importante, questo sottolineiamo che Zaia puntualmente ha... Però, cioè, effettivamente, se succede un bambino che è positivo, lo lasciamo a casa tutto il mondo? Dovrebbe essere così, perché sì, però, si dovrebbe fare la quarantena, sanificazione di tutti gli ambienti, insomma, sì, sarebbe un procedimento molto, molto ampio e molto... Sì, senza entrare in polemica, sì, che nel calcio proprio oggi o ieri c'era una squadra con 15 positivi, ma ciò nonostante la squadra va avanti lo stesso, eccetera. Vabbè. Allora, tra l'altro, visto che parliamo un pochino di schizofrenia di questo periodo, c'è, le copertine dei libri non devono essere plastificate perché la plastica, il virus si mantiene sulla plastica. I compiti in classe, allora, sai che i compiti in classe si fanno e poi il maestro se li porta a casa o il professore, esatto, se li, sì, porta a casa, però le devi lasciare in quarantena i compiti in classe 72 ore. Ah sì? Sì. Anche i compiti in quarantena. Deve tenerli in quarantena, dopo 72 ore si può dare un'occhiata. Cioè, io mi ricordo già ai miei tempi che un professore correggeva i compiti dopo 2 mesi. Quindi c'è tutto il tempo, insomma, non è che sia questa qua. Momento di grande schizofrenia, però sottolineiamo, secondo me, l'importante proposta che ha fatto appunto il presidente della regione Veneto, Zaia, che penso sia anche sottolineata da altri governatori, appunto di fare degli screening veloci e soprattutto di non lasciare a casa tutta la scuola se c'è solo un bambino, un ragazzino o un maestro positivo. Vediamo, ne scopriremo anche questo qua solo vivendo, perché ormai è un momento qua di grandissima confusione. Sì. E di grandissima paura, virgola, faccio un inciso. Dai, dai, vai. Cioè, questo clima di terrore che abbiamo tutti, io quando incontro una persona, la prima cosa che faccio è mi tiro giù la mascherina, mi sto lontano, eccetera. È utile, serve o non serve un tubo? Boh. Anche questa è una domanda che difficilmente avrà una risposta. C'è un clima di terrore e questo qua non, esatto, so se va bene, dai. Però chi siamo noi? Benissimo, dai. Allora, abbiamo così esaurito anche questo argomento, tra pochissimo per continuare ancora Made in Polesine. Siamo sempre noi, miei cari, siamo pronti per continuare Made in Polesine. E adesso il titolo molto breve, molto, molto conciso, se vogliamo. Buone notizie. Circonciso. No, conciso. No, circonciso è un'altra cosa. Dai. Dai. C'era un mio amico che diceva, sono sarò circonciso. Vabbè. Circonciso. Vabbè. Tu sai, ebreo? Vabbè, questa è un'altra storia, dai. Non andiamo sul particolare, vai. Sentiamo allora, queste buone notizie. Arresto del Carlino ci dice che trova lavoro la Procter & Gamble e Amazon, le soluzioni italiane delle multinazionali. Le multinazionali in Italia stanno assumendo. E questa è una cosa molto importante, molto interessante. Amazon, abbiamo già parlato altri giorni, ha aperto sia a Rovigo che a Colleferro, quindi due grossi centri, ha investito 140 milioni di euro, e quindi brava Amazon che ha investito. C'è da dire che ci saranno per tutto il 2021 al massimo 900 assunzioni a Amazon, a Rovigo, dovevano essere 2200, speriamo comunque che possa aprire. In un secondo step la cosa si possa verificare. Poi la Procter & Gamble, poi anche Google sta investendo in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo qua è un fatto positivo, sicuramente. Vuol dire che tra l'altro il nostro mercato è ancora un mercato sano, che le multinazionali vogliono investire. Però, a fronte di queste assunzioni, che potranno essere, non so,
400, 500 mila persone, sono rimasti a casa sicuramente dopo il lockdown, dopo il Covid, dopo eccetera, 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 qualche milione di persone che stanno arrancando sul loro per il lavoro. Ricordiamo che c'è ancora l'impossibilità di licenziare, quindi quando finirà questo blocco di poter licenziare, veramente sarà un problema grande, grande, grande. È vero, sì. Perché noi, riferendoci un pochino al nostro territorio, dove vediamo tante aziende che stanno chiudendo, stanno arrancando, commerciali, artigianali, eccetera, le cose cominciano a diventare preoccupanti. Non so se ci sarà una inversione di tendenza, se le cose cominceranno a cambiare anche per quanto riguarda il Covid. Fatto sta che, a fronte di queste multinazionali che investono in Italia, questo ci fa sicuramente piacere, c'è tutto un settore che sta chiudendo, e milioni, forse purtroppo, di persone a rischio del lavoro. Che dire, stanno arrivando una botta di milioni di euro, di miliardi di euro. Investiamoli anche non solo sulle grosse aziende, ma anche sui piccoli artigiani, commercianti, sì, eccetera, che sono sempre stati via. Ma non solo, ma anche l'artigiano, cioè un artigiano che ha 3-4 dipendenti fa stare bene 3-4 famiglie. E invece abbiamo fatto di tutto per distruggere. Sta male un po' lui. Un po' male lui, però cioè, i dipendenti sta male. Ecco, che dire, quindi un appello, se sempre chi siamo noi, cosa contiamo noi, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che secondo noi, penso di interpretare, bisogna buttare un bel po' di soldini anche sulle piccole aziende, altrimenti l'Italia, che vive con le piccole aziende, con la piccola azienda cresciuta in maniera straordinaria. E qua ci appelliamo naturalmente ai nostri amministratori, ai nostri politici. Adesso arriva una botta di miliardi, lo dice sempre Di Maio. Stanno arrivando miliardi su miliardi su miliardi su miliardi su miliardi su miliardi. Nessuno li vede. Quando arrivano, speriamo che li distribuiate bene. Va bene, detto questo. Sempre se arriveranno poi. Arriveranno. Pensiamo positivo. Chi vivrà, vedrà. E chi vive sperando, eccetera, eccetera. Va bene. Non andiamo sui particolari, che poi ci andiamo fuori tema e altre cose. Allora ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. E questo, miei cari, quello che stiamo per affrontare è l'ultimo argomento di oggi della puntata di Medi Polesine. Allora, parliamo di sentinelle ecologiche a taglio di Po. Pensa un po'. Allora, che dire, primo paese della provincia di Rovigo che istituisce le sentinelle ecologiche è appunto Taglio di Po. In una conferenza stampa l'assessore e vice sindaco anche Alberto Fioravanti ha spiegato che, attraverso una collaborazione con la struttura che segue appunto le immondizie nel nostro territorio, ha istituito queste persone che possono venire a controllare nel tuo se scarichi bene, se nei sacchi metti tutto come si deve, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cosa buona e giusta, sicuramente in questo momento qua potrebbe anche andare bene. Dopo tutti i sospetti che abbiamo, che noi facciamo la differenziata e molto spesso viene messa poi dopo tutti insieme. Scaricano tutto sullo stesso mucchio, come diciamo. Ce l'abbiamo tutti. Ecco. Va bene. Allora, da una parte penso sia una cosa importante e interessante. Però c'era bisogno di ancora controllori, cioè, due settimane fa abbiamo fatto un post, abbiamo parlato appunto di in provincia di Rovigo, Rovigo in particolare la città, che vorrebbero assegnare la possibilità di fare le multe anche agli stradini, cioè alle persone che puliscono le strade, agli operatori ecologici eccetera, eccetera, eccetera. E già allora abbiamo criticato che secondo noi la cosa è, insomma, non è giusta, perché non andava bene, insomma, poi, perché diamo potere a persone che magari non sono adeguate, appunto, in materia. Ci aggiungiamo anche le sentinelle ecologiche, che non so se avranno uno status di pulizia da poter appunto far multe, però se viene uno che mi apre il sacco e me lo controlla e poi mi fa anche la multa, a parte che già aprire il sacco viola la privacy per me. Vabbè, insomma, potrebbe anche essere, sotto questo aspetto ci può stare sicuramente. Perché, comunque noi segnaliamo questo, fra poco appunto ci saranno le sentinelle ecologiche, l'ha appunto presentato in conferenza stampa a Taglio di Po, e vediamo cosa succederà. Come andrà a finire anche questa cosa?
come andrà a finire, bravo. Sì, cioè, vedremo un po' come andrà a finire. Abbiamo tutto sospeso. Ah, sì, oggi abbiamo il leitmotiv della giornata. Dobbiamo, vedremo come andrà a finire. Dobbiamo solo aspettare per vedere poi gli sviluppi di queste varie situazioni che abbiamo citato. Ho una oggi. Proposta. Una proposta. Invece di chiamarci Made in Polizia, ci chiameremo Lo scopriremo solo vivendo. Come diceva il buon Battisti. Potrebbe anche essere, ecco. Insomma, no. Visto che siamo in procinto anche di fare alcune modifiche, ecco, alla nostra programmazione. Chiamiamo questo, lo scopriremo solo vivendo. Facciamo una prossima rubrica. Va bene, dai. Va bene, comunque anche questa ve l'abbiamo segnalata e adesso andiamo ai saluti finali. Ti ho fregato ma tra pochissimo, perché no. Brevissima pausa e poi torniamo. Tra pochissimo, un cincinì. E allora siamo veramente nella fase conclusiva di Made in Polesine. Anche questa puntata se n'è andata veramente in maniera velocissima. Questa oretta che trascorriamo insieme tutte le settimane vola, veramente una cosa allucinante. Vabbè, insomma, dai. Comunque ci sentiamo la prossima settimana ancora insieme qui su Radio Diva, su Radio Colbero Vigo e anche su Made in Polesine. Posso dire una cosa? Dimmi. No, siete accorti tutti che è cambiato il tempo. Io ho il mio bel maglioncino, però essendo lui molto più giovane di me, c'è il fisico ed e c'è camicia, quindi vabbè. Ma adesso sì, la temperatura un po' sì, è calata di qualche grado, insomma, però non tu vuoi fare il bullo. Non c'è freddo. Tu vuoi fare il bullo. Ma no, io vuoi fare io maglioncino. Io con la camicia mi trovo e poi benissimo. C'ho anche la maglia della salute, ma però poi, sono più anziano. Nonno Maggi. Lo chiameremo così adesso. Dai. Allora, ci sentiamo la prossima settimana come sempre e un ringraziamento a tutti voi che ci ascoltate costantemente e ci guardate anche costantemente tutte le settimane e da parte mia Davide Tevanelli, Leandro Maggi, auguro di un buon fine settimana come sempre, il nostro countdown non può mancare mai. 3, 2, 1, chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.